Marcel Hirscher, come Ingemar Stenmark, l'austriaco, ha vinto lo slalom ai mondiali di Ore in Svezia, aggiudicandosi per la terza volta il titolo iridato nella specialità dopo i successi del 2013 e 2017. Prima di lui solo Stenmark era riuscito a vincere per tre volte tra i pali stretti ad un mondiale. Il 29enne austriaco si è preso così la rivincita dopo il gigante in cui si era dovuto accontentare dell'argento. Oltre che per Hirscher è stata una giornata storica anche per l'Austria, che ha monopolizzato i tre gradini del podio. Alle spalle del vincitore delle ultime sette coppe del mondo si sono piazzati Michael Matt e Marco Schwarz. Mai nessuna nazione prima era riuscita a conquistare tutte e tre le medaglie nello slalom ad un mondiale. Risultati in linea con le aspettative non elevate per gli slalomisti italiani. Il migliore degli azzurri è stato Stefano Gross, decimo, con un ritardo di quasi un secondo e mezzo dal vincitore.